Motore pulsante della vita artistica e culturale della città di Correggio è il Museo Civico, ospitato al piano nobile del Palazzo dei Principi. Salendo lungo lo scalone di accesso, la visita si snoda tra le antiche stanze e corridoi del Palazzo di Francesca di Brandeburgo, il cui ricordo è ben testimoniato dallo stemma che campeggia nel fregio affrescato della sala del camino, proprio sotto all'elegante soffitto cassettonato, tipico dell'epoca. È nella stanza del camino che è racchiuso il cuore della collezione. Primo fra tutti, il Redentore di Andrea Mantegna, piccola opera intimistica del maestro destinata ad una devozione del tutto privata. Il volto di Cristo, la Pietà e il disegno bifacciale sono le tre opere attribuite ad Antonio Allegri, detto il Correggio, uniche testimonianze del pittore nella sua città. Il nucleo di Arazzi di fine Cinquecento testimonia il clima culturale e ludico di una corte europea di quell'epoca. Furono prodotti a Bruxelles e acquistati da Camillo da Correggio. I ritratti di alcuni membri della famiglia dei da Correggio, come quello del cardinale Girolamo Bernieri, ornano le pareti della Galleria dei Cinquecento, dove è ospitata anche la collezione completa di monete coniate dalla zecca di Correggio, secondo esempio a livello nazionale. Le sale successive raccontano la cultura artistica della Correggio dal XVII al XIX secolo, con una spiccata preponderanza della pittura a destinazione sacra. Chiude il percorso di mostra la galleria dedicata alla famiglia Asioli, in cui, oltre ai ritratti, spicca il meraviglioso fortepiano settecentesco, appartenuto a Bonifazio.